È esattamente quello che ci aspettavamo, ma la notte sarà ancora lunga, nel senso che in mare vediamo ancora il formarsi di molte celle temporalesche che, come dire, si spargeranno un po' su tutta la nostra regione, con il centro Levante in maniera più significativa. In questo momento vedete che c'è una piccola pausa su Genova, il fronte si è leggermente spostato verso il Golfo Paradiso, diciamo il Golfo del Tiguglio. Subito dietro in mare stiamo analizzando con i nostri previsori un'altra striscia molto significativa, una linea temporalesca che potrebbe, diciamo, arrivare su Genova, spostarsi un pochino più ponente, un po' più sollevante. Ovviamente poi dipende da poco, dai venti, quindi la traiettoria può mutare. Tenete conto che l'ultima quarantina di minuti su Genova ha fatto già 80 mm. Quando diciamo che questi eventi sono altamente impattanti, 80 mm in meno di un'ora fa capire che cosa potrebbe accadere se un'auto rigenerante non scorresse veloce ma si fermasse per più di un'ora su un territorio. Ecco. Ecco, da quello che avete voi, insomma, dal vostro osservatorio, la situazione avete già sentore o comunque notizia di qualche problema serio, a parte i sottopassi allagati, a parte le strade o alcune zone della città al buio, ci è appena arrivata adesso parte di Albaro senza luce, insomma, avete, oltre a questa situazione, c'è qualcosa di ancora di più grave o dobbiamo aspettarci qualcosa di ancora di più grave? Com'è la fotografia in questo momento? No, al momento è quello che avete descritto voi, non abbiamo segnalazioni, diciamo, di criticità particolari di protezione civile, disagi più o meno puntuali come quelli che state descrivendo, ma nulla al momento che ci debba fare intervenire come protezione civile regionale. Questo è sicuramente un dato positivo e certamente la città di Genova ha una capacità di assorbimento molto diversa rispetto a quella che non può essere un piccolo territorio, un paesino o quant'altro, ma come dire, tutta la striscia da Genova e tutto l'entroterra di Genova ha appena visto un passaggio che è stato molto significativo, e al momento vi direi che la situazione non desta particolari preoccupazioni. Quello che ci preoccupa e che ci fa tenere alta l'attenzione, lo diciamo da più di 24 ore ormai, è quello che deve ancora passare, che potrebbe formarsi. Ora su Genova ha piovuto, sono appena passati 80 mm e quello che ci sta dietro, se dovesse fare un altro momento come quello che avete appena passato, è evidente, come dire, che potrebbe causare notevoli disagi. L'unica fortuna che abbiamo in questo momento è che vedo pochissima gente in giro e quindi, come dire, questo ci aiuta rispetto all'incolumità delle persone. Assolutamente sì. Prima di lasciarla andare, assessore, le chiedo se a Vado Ligure, tempesta di fulmine, ma niente di importante. Ecco, chiedo, che tanto ce lo stanno chiedendo anche, ovviamente siamo una TV, una televisione regionale, quindi ci seguono da tutta la regione. Quello che sta accadendo a Genova ne stiamo parlando e ne parleremo. Dal punto di vista invece delle altre province, possono in qualche modo stare un po' più tranquille o cosa si devono aspettare chi abita La Spezia, chi abita Savona, chi abita Imperia, nelle altre province? Beh, abbiamo detto che il centro Levante, lo dicevamo già da oggi, poteva essere quello più colpito, i modelli lo facevano vedere e si stanno rivelando molto azzeccati, però come abbiamo sempre raccontato in queste lunghe ore di allerta, diciamo che situazioni puntuali possono verificarsi da ponente a levante più o meno indistintamente, quindi direi che per la nottata noi dobbiamo monitorare il territorio ligure nella sua interezza, perché questi fronti veri e propri possono anche accendere delle celle temporalesche anche un po' isolate, non vere e proprie linee come quella che sono passate sulla testa di Genova, che possono causare anche notevoli disagi. Quindi noi continueremo a monitorare tutta la Liguria. Ovviamente quando piove sul piovuto bisogna avere più attenzione. Ora stiamo monitorando il Golfo Paradiso, perché qui è una zona dove già oggi il prefrontale aveva e comunque scaricato un quantitativo d'acqua importante. Allora, come, prima di lasciarla andare, magari ovviamente rimarremo aperti ancora un po', lei ora, insomma, con il presidente Totti, con i suoi uomini,
sta monitorando la situazione. Cosa vi aspettate? L'ha detto anche all'inizio del suo intervento, ovviamente, insomma, nulla di buono, perché si rigenerano, insomma, si ripartono quando sembrano finiti, ma c'è poi domani alle 15, almeno fino a prova contraria, confermata la fine allerta arancione. Per ora è tutto confermato? Beh, i modelli, diciamo, della sera che stiamo iniziando a guardare lasciano presagire che dopo la prima mattinata di domani ci sarà un'attenuazione, e questo direi che è un dato abbastanza certo. Non escludo che la previsione di domani mattina possa magari eventualmente anche sulle risposte idrologiche, qualora dovesse piovere su particolari zone, diciamo, un po' più critiche dal punto di vista dei corsi d'acqua, anche continuare con un'allerta gialla precauzionale. Ovviamente siamo tutti concentrati su quello che accade da adesso fino a domani mattina, e potremo fare il punto sulle 24 ore successive solo dopo che almeno la parte centrale più grossa del fronte sarà transitata, e questo non accadrà, io penso, almeno fino alle prime ore della mattinata di domani. Grazie assessore, magari prima di chiudere la nostra lunga diretta la disturbiamo ancora una volta, in modo da in qualche modo o tranquillizzare, o comunque speriamo, o magari avrete nel frattempo magari elaborato qualche modello differente, quindi avrete magari un po' più la situazione ancora più chiara, no? Probabilmente fra qualche ora. E noi siamo in continua evoluzione, se ci aggiorniamo, e vi ringrazio per ovviamente tutto il lavoro che fate, vi potrò dare quelli che saranno i dati in quel momento e la proiezione dei modelli più aggiornati su quelle che sono almeno le 5-6 ore successive.